Il bello delle neuroscienze e del cervello è che parlandone si toccano i temi più svariati. Temi che all'apparenza sembrano molto distanti tra loro, ma che in realtà rappresentano tasselli di un mosaico più grande. La nostra storia oggi parte da Socrate, e sì, se ve lo state chiedendo, esiste un nesso tra il filosofo e il nostro cervello, e oggi cercheremo di capire il perché. Non appena vi è arrivata la notifica sullo smartphone o avete visto la miniatura navigando in internet, avete aperto il video. E io sapevo che lo avreste fatto. Come chiamiamo questo processo? Beh, lo definiamo determinismo. Il determinismo è ciò che spazza via come un tornado l'idea del libero arbitrio. Buona parte delle scoperte neuroscientifiche degli ultimi 30 anni ha ravvivato ancora di più questo dibattito che esiste tra il determinismo e la volontà dell'uomo. Un dibattito questo che molto banalmente va avanti proprio dai tempi di Socrate. Oggi sembra proprio che il determinismo stia avendo la meglio. Il motivo di questa tendenza si basa su una serie di esperimenti che risalgono agli anni 80. Esperimenti che indicano come il cervello prenda le decisioni prima ancora che noi ne abbiamo una reale consapevolezza. Oggi gli scienziati possono connetterci ad un computer e predire le scelte che faremo molti secondi prima che noi crediamo di averle fatte. La domanda a questo punto è: ma se noi non siamo coscienti delle decisioni che prendiamo, come possiamo dire di agire in modo volontario, di volere le nostre azioni? Per capire quanto ci stiamo dicendo, dobbiamo però fare un passo indietro nella storia e dobbiamo focalizzare la nostra attenzione ad un esperimento davvero molto originale. Un esperimento condotto nel 1983 dal neurologo americano Benjamin Libet. Immaginiamo di osservare un orologio su un computer, con una lancetta a forma di mano che rotea molto velocemente. Pensiamo ora di premere un pulsante in un momento prestabilito da noi scelto. La cosa che dobbiamo fare è molto semplice. Dobbiamo annotare la posizione della mano sul quadrante, nell'esatto momento in cui decidiamo di muovere il dito per premere il pulsante. Tutto questo dobbiamo farlo mentre l'attività elettrica del nostro cervello, perché sì, vi ricordo che c'è elettricità nel nostro cervello, viene misurata attraverso un elettroencefalogramma. Questo esperimento, che è così semplice, ha davvero rivoluzionato il modo di intendere il libero arbitrio. Senza portarla per le lunghe, il neurologo americano scoprì che l'attività cerebrale inizia circa 300 millisecondi prima che i soggetti siano consapevoli del prendere una decisione. Sì, ok, ma che cosa sono 300 millisecondi? Una banalità? No, per niente. 300 millisecondi, considerando i tempi dei processi che avvengono a livello molecolare, sono davvero un periodo molto lungo. Ma voi pensate che sia finita qui? No, per nulla. L'esperimento finora descritto era molto semplice e i successori di Libet lo hanno raffinato ancora di più. Nel 2010, infatti, i neurochirurghi e neuroscienziati dell'UCLA e di Harvard hanno ripetuto l'esperimento, stavolta innestando degli elettrodi direttamente nel cervello per andare a registrare l'attività dei singoli neuroni. Il risultato è stato magnifico. È stato rilevato un potenziale di prontezza, ovvero il cambio nell'attività cerebrale che precede la decisione cosciente, fino a 1,5 secondi prima della decisione cosciente. E pensate che nel 2007 questo tempo è arrivato addirittura a 7 secondi. La scienza oggi ha spostato l'attenzione al di là dell'azione volontaria e ha dimostrato tutta l'inadeguatezza del libero arbitrio. Il risultato di quest'azione è molto semplice. Neuroscienziati da un lato e filosofi dall'altro oggi dibattono tantissimo su quale sia effettivamente il significato della parola libero. Patrick Hargad è un neuroscienziato britannico e collaboratore di Libet, che studia tutti i processi alla base del libero arbitrio e dell'azione volontaria, all'University College di Londra, Dipartimento delle Neuroscienze Cognitive. Fino a poco tempo fa la sua opinione era chiara: il libero arbitrio non esiste, ma recentemente qualcosa è cambiato. Il suo pensiero si è evoluto e il dibattito tradizionale, secondo lui, non ha più senso di essere portato avanti. Haggard infatti afferma: un neuroscienziato ha il dovere di credere che tutti i nostri pensieri, sentimenti ed esperienze sono il risultato di eventi elettrici e chimici che avvengono nel nostro cervello. Questo spazza completamente via l'idea che esista un io che dica al cervello che cosa fare. Ah, ma quindi in tutto questo c'entra anche la consapevolezza? Ebbene sì. Quello che oggi deve essere affrontato, infatti, è il problema della consapevolezza, perché solo avendo una reale percezione, una reale comprensione della consapevolezza, beh, saremo in grado di definire ancora meglio di che cosa si tratta quando parliamo del libero arbitrio. Abbiamo bisogno di sapere se esiste una differenza tra le azioni coscienti, come prendere una tazza di tè, e quelle che pensiamo eseguire senza esserne coscienti, come ad esempio camminare.
Questo ci aiuterà a capire come la consapevolezza abbia un effetto sul controllo delle nostre azioni. Ma ora arriviamo alla biologia, quella nuda e cruda. I neuroscienziati oggi stanno focalizzando la loro attenzione su due regioni specifiche del cervello, due aree che sembrano essere coinvolte nel fenomeno della scelta volontaria. La prima area è la corteccia parietale posteriore, nel retro del cervello. Questa sembra avere un ruolo nella pianificazione e nel monitoraggio delle nostre azioni. La seconda area è invece la corteccia frontomediana, dove i due emisferi si incontrano. Un'area questa che si attiva immediatamente prima del movimento. Quando i ricercatori stimolano quest'area con l'elettricità, i pazienti affermano di avvertire l'urgenza di muovere le braccia. E questo, secondo Haggard, assomiglia un po' alla volontà. Tutte queste scoperte, ovviamente, ci rendiamo conto hanno delle forti ripercussioni sul mondo della filosofia delle neuroscienze. I filosofi, ovviamente, stanno inserendo tutti questi risultati all'interno del dibattito sul libero arbitrio. Ellen Beebe, professoressa di filosofia all'Università di Manchester, afferma: «Quello che hanno scoperto le neuroscienze non è una sorpresa. Vi è una grande tradizione filosofica per la quale, anche se tutto quello che facciamo può essere spiegato completamente da motivi esterni, è ancora perfettamente possibile agire liberamente». La Beebe infatti ritiene che una scrupolosa analisi dell'esperienza umana possa svelare come le neuroscienze facciano semplicemente parte di un quadro molto più grande. Secondo la professoressa britannica, infatti, è assolutamente una perdita di tempo cercare di dimostrare il falso nel determinismo. I filosofi e i neuroscienziati sanno benissimo che noi non siamo robot che si limitano ad eseguire ordini predeterminati da altri. Sappiamo infatti che per gestire l'esperienza infinitamente ricca dell'essere umano, il cervello dispone di processi molto complessi e che la ricerca ha iniziato a coglierne solo dei vaghi barlumi, quelli più semplici. Perché alla fine della fiera un conto è premere un pulsante e un conto è decidere se sposarsi oppure no. No, no, non fatelo. Abbiamo il libero arbitrio? Sì, credo che lo abbiamo. Non importa se viviamo in un universo deterministico in cui il futuro è in linea di principio prefissato. Quel futuro però sarebbe conoscibile solo se fossimo in grado di osservare la totalità dello spazio e del tempo dall'esterno. Ma per noi e per la nostra consapevolezza, innestata all'interno dello spazio-tempo, questo futuro non è mai del tutto conoscibile. È questa imprevedibilità che ci permette di avere un futuro aperto. Le scelte che facciamo sono per noi scelte autentiche, e a causa dell'effetto farfalla, piccoli cambiamenti arrecati dalle nostre differenti decisioni possono portare a futuri molto diversi. Quindi, grazie alla teoria del caos, il nostro futuro per noi è inconoscibile. Potremmo anche affermare che il futuro è predeterminato e che il nostro libero arbitrio è solo un'illusione, ma sono le azioni a determinare quali tra gli infiniti futuri si realizzerà. Jim Al-Khalili, fisico.